Buongiorno a tutti. Io sono il presidente della Fondazione Di Magno. La Fondazione Di Magno è l'istituzione culturale che ha ideato e che organizza il Festival Lector. Lector in Fabula è ormai alla nona edizione e non a caso noi quest'anno non abbiamo inteso far precedere l'inizio dei nostri lavori da nessuna inaugurazione, perché noi consideriamo Lector in Fabula un work in progress che è cominciato 9 anni fa, che continua senza interruzione e che ha nei 4 giorni di oggi la sua maggiore manifestazione esterna. Ma dietro questi 4 giorni c'è un lavoro di persone che fanno i bilanci di quello che è stato e che in base a quei bilanci organizzano il futuro. Quindi Lector in Fabula ha una sua continuità, anche se ha delle novità, e di anno in anno migliora, cerca di perfezionare e di anno in anno cerca di interpretare al meglio le aspettative del nostro pubblico. Vi dirò la novità di quest'anno fra un minuto, ma prima di tutto questo consentitemi di rivolgere un grande ringraziamento alle istituzioni che ci seguono e che ci aiutano, al pubblico che ci segue, a coloro che se ne occupano, alla direzione, agli organizzatori, a tutti. Ma io voglio rivolgere un grande ringraziamento a quella che un giornalista alcuni anni fa, giornalista dell'Espresso, che alcuni anni fa venne da queste parti e descrisse quei giovani volontari che ci aiutano in questi giorni, quella meravigliosa macchia di magliette gialle. Allora erano gialle, quest'anno sono diventate blu, credo di capire. Senza di loro, senza di questi giovani, nulla sarebbe possibile. È come dire superficiale immaginare che l'apporto di questi ragazzi sia di natura solo organizzativa. L'apporto di questi ragazzi è sostanziale, perché c'è un reciproco contagio di voglia e di passione. Questa macchia di magliette gialle, continuiamo a chiamarla così, si infittisce di anno in anno da ragazzi che volontariamente ci cercano e chiedono di partecipare, e io voglio cogliere l'occasione dalla novità che vedo di quest'anno, che vedo realizzata in maniera così straordinaria in questa circostanza. Vorrei invitare tanti giovani, i giovani, ad accostarsi non solo alla frequenza dei 4 giorni di Lector, ma ad accostarsi anche nella fase della preparazione, dell'organizzazione e soprattutto nella fase successiva, quando si tratta di fare il bilancio, di fare un consuntivo di quello che è stato. Qual è la novità di quest'anno? La novità è che abbiamo scelto di puntare molto sulle giovani generazioni, sui giovani, sulle scuole. Guardate, la nostra lunga ormai esperienza nell'organizzazione di questi eventi ci segnala che spesso, questo accade soprattutto nell'università, i giovani vengono usati attraverso vari artifici, tipo il credito formativo, per accrescere l'area della frequentazione di un evento, di un libro,
Noi non abbiamo questa concezione. Abbiamo rapporti molto intensi con l'università e reciprocamente d'accordo abbiamo rinunciato a usare lo strumento del credito formativo. La partecipazione dei ragazzi, dei giovani, deve essere spontanea e deve essere decisa da loro, perché debbono considerare questo appuntamento come un elemento di crescita della loro formazione. Noi, cari ragazzi, non vi vogliamo insegnare nulla, non abbiamo la pretesa di insegnarvi nulla. Noi abbiamo solo un'aspirazione, un dovere, che è un dovere che si tramanda nelle generazioni, quello di far crescere la vostra coscienza civile, di formare la vostra coscienza civile e di assicurare a ciascuno di voi la propria assoluta indipendenza e libertà di pensiero. L'importante, questa è la nostra aspirazione, che voi siate abituati, acquisiate coscienza che la società contemporanea non può fare a meno di due cose, del pensiero e della cultura, e che la società contemporanea nei suoi aspetti più specifici, quelli ai quali noi dedichiamo attenzione, e cioè la società politica, non può essere ancora oggetto di un inammissibile divorzio tra cultura e politica. La politica senza cultura semplicemente non è, non esiste, perché la politica è consustanziale alla cultura. Questo è il nostro pensiero. Brevemente, vi ho detto perché non facciamo inaugurazioni, vi ho detto perché noi abbiamo fatto questa scelta d'intesa con i vostri insegnanti, con i vostri dirigenti scolastici, di puntare molto sulle scuole. Faremo un bilancio insieme a voi a conclusione del festival, di quello che il festival ha prodotto nella società e in ciascuno di voi. Ecco, con tutto questo io auguro, e dopo aver ringraziato naturalmente i relatori, gli ospiti, quelli che sono qui, ma sono circa 60 ospiti che noi avremo in questi 4 giorni, io auguro a tutti buon festival e buon lavoro. Grazie, ed è un onore per la CGIL di Bari essere qui oggi e si può dire inaugurare, insomma, come primo appuntamento questo prestigioso festival. È un onore perché questo primo argomento di questa prima giornata è un argomento che ci tocca particolarmente. La cronaca ci parla ogni giorno di femminicidi, di donne ammazzate, di violenza, e sempre più spesso ne parliamo in termini proprio in termini di cronaca, non voglio dire spicciola, però purtroppo del fatto, si parla del fatto e di tutto quello che c'è dietro. Talvolta non si ha tempo, non si ha modo per approfondire. Noi vogliamo appunto fare questo, fare una riflessione su quello che è il tema generico del femminicidio, ma con la parola femminicidio ci sono davvero mille volti, mille sfaccettature che riguardano la violenza sulla donna. Quindi il tema della disuguaglianza che si interseca con quello appunto delle donne che sono disuguali nel momento in cui non vedono riconosciuti i loro diritti, anche nell'essere difese, nell'essere riconosciute donne in quanto tali, con i diritti di poter avere un abbigliamento che vogliono, il diritto di poter avere un lavoro che vogliono e non per questo essere discriminate, dover subire, dover avere quel ruolo che le costringe a avere un marito violento e a non poterlo denunciare, ad avere una situazione di come dire, essere stretti in quella rete che ti consente di pensare addirittura di essere responsabile di quello che succede. Ecco come il festival dà la possibilità
appunto di tirar fuori queste riflessioni importantissime su quello che è il ruolo della donna, la disuguaglianza che subisce quando è vittima è vittima proprio dello stato di donna, vittima inconsapevole, perché non ha la forza, perché la rete che invece dovrebbe proteggerla è proprio quella che invece è proprio il meccanismo dal quale lei deve assolutamente liberarsi. E di rete si parla nel libro di Nikki Persico, nel romanzo che vedete qui, Spaghetti Paradiso. Io saluto l'autore, Nikki Persico, lo ringrazio per essere qui. Ringrazio Beatrice Monroy e ringrazio Anna Lepore della CGIL di Bari. Ringrazio Beatrice in particolar modo perché ha dato a noi, al sindacato, la possibilità, grazie al titolo di un suo libro che è Niente ci fu, di poter aprire un forum di mutuo aiuto e di soccorso proprio per le donne vittime di stalking. Ma che cos'è questo stalking? Io saluto Gianvito Mastroleo, sì. Grazie per aver insomma aperto il festival e entriamo nel vivo. Dicevo, Nikki, questo libro, questo romanzo parla di appunto violenza sulle donne, parla di questa parola che ormai possiamo dire inflazionata, stalking. Io dicevo prima della rete perché è un concetto chiave affinché tutti noi possiamo capire davvero che cosa significa quando una donna diventa vittima di stalking, riconoscerne quali sono, riconoscerne le prime avvisaglie e quindi poter capire il meccanismo per poter non essere mai vittime di questo fenomeno. Che cos'è lo stalking e perché hai voluto scrivere un libro dedicato alle donne con la voglia di aiutarle? Infatti sono tantissimi i ringraziamenti che tu ricevi in rete, anche pubblicamente, anche attraverso i media, di testimonianze di donne che ce l'hanno fatta, che sono venute fuori da questi meccanismi che le attanagliavano e sono riuscite a salvarsi, perché qua, cari ragazzi, parliamo di vita o di morte, sono scelte, la scelta di venirne fuori, la scelta di ribellarsi, la scelta di essere donne in quanto tali, punto, è qualcosa che dovrebbe essere una condizione naturale, però a volte necessita di coraggio, non tutti ce l'abbiamo, e Nikki ha davvero aiutato con questo romanzo tantissima gente ad essere ancora viva. Intanto grazie, buongiorno a tutti, doverosamente ringrazio anch'io intanto il festival, te Nika, soprattutto voi che siete qui ad ascoltare, ed è bellissimo parlare con i ragazzi. Non posso non ringraziare la CGIL in tutto questo, perché il forum che loro hanno menzionato ha raccolto l'eredità di un gruppo di autoaiuto che io ho fondato nel 2008, quindi ben prima dell'entrata in vigore dell'attuale legge sullo stalking, e vi invito a iscrivervi a questo forum e vi spiegherò fra un attimo il perché di queste mie parole, che non è semplicemente un ringraziamento formale ma ha una funzione di efficacia. Sono tante le cose che vorrei dire, ma voglio essere anche breve perché l'argomento è molto vasto, molto più vasto di quel che si pensi, tanto che io un giorno ho deciso di scrivere un libro su questa cosa, perché ho messo in questo testo, che in questo momento vi annuncio è esaurito perché è in ristampa, dovrebbe essere disponibile tra domani e lunedì, questi sono un paio di copie superstiti della prima tiratura, e che praticamente mi ha portato a voler spiegare determinate cose abbastanza complicate da trasmettere, e quindi ho sentito la necessità di travasarla in un testo che poi ha paradossalmente avuto successo come romanzo. Ma se provassimo a fare un esperimento? Un esperimento è questo. Intanto la prima cosa da dire, io vorrei dare un messaggio a questi ragazzi, perché credo di avere uno strumento potentissimo in questo momento in termini di prevenzione, come sempre parlo con i ragazzi. L'indifferenza è quella che ti ammazza, anche nel femminicidio, perché ognuna di quelle storie ha incrociato un'amica che ha voltato la faccia dall'altra parte, un cugino che non l'ha ascoltata, un poliziotto insensibile a fronte di tanti altri sensibilissimi che magari quel giorno non ha dato peso ad alcune parole.
Il femminicidio è il termine di un percorso lungo, di un percorso di manipolazione che può essere interrotto dall'intervento di chi non è colpito dal problema. Viviamo in un momento, non credo di allargarmi troppo, in cui voltare la faccia dall'altra parte sembra essere diventato uno sport nazionale, ma questo poi lo paghiamo, perché quando noi non ci interessiamo del problema di qualcun altro è diciamo, il passaggio propedeutico al fatto che un giorno o l'altro qualcun altro non si interesserà del nostro problema, e i problemi in questa maniera si radicano. Il gioco che faccio io nel libro, brevissimamente, è, voi avrete sentito sicuramente parlare di mafia, giusto? Se io domani dicessi, ragazzi, domani mattina abbiamo organizzato una manifestazione contro la mafia qui a Conversano, magari molti di voi direbbero, ah, vengo anch'io, partecipo. Però se io vi faccio la domanda, e vi invito a farvela, cos'è la mafia? Voi mi sapete descrivere questo fenomeno? Qualcuno ci vuole provare brevissimamente? Non si vince nulla, non c'è uno giusto e uno sbagliato, non siate timidi. C'è qualcuno che se la sente? Tu? Un volontario? Sono sicuro comunque, al di là di questo gioco, del fatto che nessuno si voglia esporre, che vi stiate interrogando in questo momento su cos'è la mafia, com'è fatta, quando un comportamento è mafioso e quando non lo è. Rispetto a un'associazione a delinquere semplice, descritta dall'articolo 416 del Codice Penale, che vi invito a leggere, e non per, diciamo, per essere dogmatico, ci sono descritte le azioni che fa un gruppo di persone che commettono dei crimini in accordo tra di loro utilizzando delle armi, eccetera, eccetera, questo in termini molto semplici. Poi c'è un altro articolo che si chiama 416 bis che descrive il fenomeno di tipo mafioso. Lì dentro c'è una risposta, la risposta alle domande che secondo me molti di voi in questo momento si stanno ponendo senza trovare una vera risposta, perché il fenomeno mafioso è qualcosa di diverso. Fa un salto di qualità rispetto all'associazione a delinquere, ovvero non spara più così tanto, non usa le rapine ogni volta per approvvigionarsi di proventi, ma usa altre armi, la paura, il silenzio, l'omertà, l'assoggettamento. È sufficiente che una persona conosciuta come esponente di una cosca mafiosa si manifesti in un esercizio commerciale per far tremare di paura la vittima e spingerlo a pagare, senza bisogno più di minacciarlo fisicamente. Questo è il vero potere occulto della mafia, la sua invisibilità non è un caso. Il fatto che molti di voi in questo momento, sono certo, si stiano rendendo conto di aver sentito parlare per tanti anni di un fenomeno senza conoscerne esattamente però i connotati, è la stessa domanda che vi dovete porre quando io pronuncio la parola stalking. Quando parliamo di stalking, non sempre parliamo di sms, pedinamenti, minacce, botte. Molto spesso parliamo di qualcosa di invisibile, sottile, che solo alla vittima è noto, è un inferno che si porta dietro ed è quella gabbia famosa che vedete negli spot che cercano di spiegare, di guardate, ed è fatta di solitudine. Solitudine indotta dalla mancata comprensione dei meccanismi che iniziano con un fidanzatino che ti dice sei bellissima, se mi avessi tutta la mia vita, e pian piano in realtà ti ovatta e ti isola dal mondo, ti attrae nella sua sfera, e poi inizia pian piano a distruggerti, a manipolarti, a isolarti dal mondo, a distruggere la tua autostima, nel momento in cui poi c'è una e fino a un certo punto del percorso la vittima si sente quasi colpevole di quello che le sta accadendo, perché la colpa è mia che ho messo la minigonna e lui non voleva, la colpa è mia perché non ho fatto quello che lui diceva, alla fine ti senti colpevole di quasi ogni cosa che fai. Un giorno magari reagisci e in quel giorno scatta il tentativo di controllo violento sulla vittima. Io naturalmente sto facendo un discorso molto esemplificato. Ecco, io ho raccontato, ho provato a mettere in maniera narrativa e gradevole da leggere, al punto che questo romanzo ha avuto successo come tale, come funziona questo percorso, onde poterlo riconoscere e un domani a un'amica, a una vicina di casa, a una cugina, a una chiunque sia, una incontrata per strada che ti chiede aiuto a modo suo, in modo flebile e quasi impercettibile, la persona sia in grado di dire sì, questa persona ha bisogno di aiuto, non minimizzerò, non giudicherò, ma la spingerò a reagire. Il percorso di reazione comincia da dentro l'anima della vittima. Chiudo dicendo con una frase di Einstein: il potere più grande degli oppressori è la mente degli oppressi. Nello stalking è la stessa identica cosa.
Grazie Michi per aver inquadrato così brevemente ma in maniera molto chiara che cos'è il fenomeno. Io vi invito ovviamente, se avete delle domande da fare, se ci sono delle curiosità, di farle, affinché questo sia davvero un dialogo che serva alla conoscenza, che serva a capire nel dettaglio di che cosa stiamo parlando, perché ci interessa tanto questo argomento. Parlando con Niki più volte ci siamo chiesti in che modo un sindacato può aiutare queste donne, o comunque qualsiasi donna che è vittima di stalking o manipolazione, perché poi hanno lo stesso significato. Manipolazione che fortunatamente non spesso e non sempre finisce con un fattaccio di cronaca, che però rende la vita di chiunque un inferno, perché se una persona viene manipolata, appunto, non ha più controllo della sua mente, non ha più potere anche decisionale, e quindi finisce per non essere più se stessa, ma per appartenere la propria vita finisce per appartenere alla vita di un'altra persona. In che modo il sindacato poteva fare qualcosa? Ce lo siamo chiesti, ci siamo incontrati più volte con Niki, spesse volte, è venuta fuori questa idea, mutuandola, come lui ha detto prima, da Light on Stalking, di cui Niki è presidente onorario. Abbiamo deciso di mettere in piedi questo forum, che si chiama Niente ci fu e che si ricollega con Beatrice, perché appunto Niente ci fu è il titolo del tuo libro. Come è nata l'idea di parlare di Franca Viola, questa donna siciliana, insomma, che ha subito violenza? Sì, buongiorno a tutti, buongiorno ragazzi, e grazie anche da parte mia di essere invitata a questo bellissimo festival. Dunque, io sono una narratrice, una che narra delle storie, e questo lo faccio anche perché penso che, anche rispetto al discorso che faceva prima Niki Persico, quando si vuole veramente, cosa succede quando noi per esempio vogliamo la solidarietà di un'amica, di un amico, gli raccontiamo la nostra storia, un pezzo della nostra storia, e sappiamo che quando la storia è piena di sentimenti, di cuore, è molto più facile ottenere, no? E sentirsi la persona più vicina, è la cosa di cui nei momenti di difficoltà abbiamo bisogno. Io penso che raccontare questa cosa qua è quella cosa che noi facciamo con le nostre amiche, quella cosa che noi facciamo nel chiuso di una stanza o in un angolo della scuola, dove vogliamo raccontare una cosa particolare che proprio quasi la sussurriamo agli altri. Quindi raccontare le storie, andare in giro, raccontare le storie, per me è questa cosa qua, cioè andare e raccontare ed essere testimone di una storia, cioè dire io non c'ero, però io ti faccio capire che io c'ero. Dunque io faccio questo molto spesso, in genere, e a un certo punto mi è stato chiesto da delle amiche di Genova di raccontare una storia che ha fatto parte della storia italiana degli anni 60, una storia però di una donna, che è una donna che ha cambiato veramente la storia delle donne italiane e degli uomini italiani, che si chiamava Franca Viola. Era una ragazza che aveva la vostra età, aveva 17 anni, viveva in Sicilia, e dove le è successo più o meno la cosa che ha raccontato prima Niki Persico, cioè si è messa con un ragazzo che era un po' più grande di lei, molto bello, un bellissimo ragazzo, e anche lei era di una famiglia piuttosto povera, il padre era un contadino, e invece lui era un ragazzo di una famiglia agiata, così sembrava, in realtà era peggio di una famiglia agiata, era una famiglia di mafia, quindi era agiata perché avevano dei soldi sporchi, cioè dei soldi che arrivavano a questa famiglia attraverso il traffico dell'eroina fondamentalmente. E lei aveva 15 anni, si mette con questo bellissimo ragazzo che aveva la macchina, che la veniva a prendere nel vicolo dove lei abitava, quindi lei era molto contenta, però cominciò a fare questo ragazzo attorno a lei quello che ha raccontato prima Niki Persico, cioè lei era cosa sua, era di lui. Ma il papà di lei, di questa ragazza, questo contadino, si chiamava Bernardo Viola, non era affatto d'accordo con questa vicenda, e in anni ancora in cui i papà dicevano si fa così, lei lascia questo ragazzo, e questo ragazzo si acchiappare per pazzo, non so come si dica in Puglia, da noi si dice si fa acchiappare per pazzo, e comincia a fare delle cose terribili, perché
appunto nella logica del discorso che ha fatto prima di Chi Persico, lei era diventata cosa sua, era di sua proprietà, quindi lei non esisteva più. E quindi fa lui, dopo una vicenda che se volete appunto poi vi leggerete nel libro, a un certo punto lui la rapisce, questo anche grazie alla legge che c'era allora in Italia, che era l'articolo 544 del codice penale, che poi per fortuna è stato abolito, eccetera, che diceva che se una ragazza, pensate che se una ragazza veniva rapita e violentata e lei non denunciava il suo violentatore, anzi lo sposava, pensate, questo delitto non sussisteva. Questa è la frase che a me mi fa una rabbia, una cosa che mi fa una rabbia che io non posso tenermi, proprio, forse proprio anche perché sono una donna. E in Sicilia, dove io vivo, e sono siciliana, questa cosa si chiama niente ci fu, cioè quando ci sarà un modo pugliese anche di dire questa cosa, no? Penso, cioè quando ti succede una cosa, lascia perdere, no? Una cosa che invece non devi lasciare perdere, una cosa su cui invece devi dire ci fu, c'è stata questa cosa, invece mi riallaccio sempre al discorso che ha fatto Ricky Persico, cioè delle cose che devi invece dire sono avvenute. E quindi la frase niente ci fu è il modo di dire va bene, non fa niente, ti ha rapito, non fa niente, ti ha dato uno schiaffo, per ora circola, no, un manifesto molto bello che dice al primo schiaffo lascialo, no? Io l'ho visto su Facebook, si vede dove. Ti ha dato uno schiaffo, niente, ci fu, lascia stare. Invece non è così, perché chi ti fa male non ti può dare felicità. Quindi il niente ci fu è il segnale che una cosa non funziona. Il metodo che io ho usato per chiaramente quello che io della cosa che so fare, cioè ho raccontato delle storie che non sono solo le storie poi di questa ragazzina. Pensate, poi lei torna a casa dopo 8 giorni che è stata rapita e si convince a dire no al matrimonio riparatore, subendone poi di tutti i colori. Pensate che la sua casa è stata per 2 anni, la polizia ha affittato davanti a casa loro per 2 anni un appartamento per tenerli sotto controllo, per evitare che ci fossero ritorsioni. Ma racconto soprattutto un sacco di altre storie, no? Storie che fanno parte, come le storie che ha raccontato prima di Chi Persico, che fanno storie invece della nostra tradizione perfino. Cioè il fatto, vi dico due cose che diciamo come dire, fanno parte della nostra cultura che nemmeno ce ne rendiamo conto. Il ratto delle Sabine, no? Sappiamo tutti che cos'è il ratto delle Sabine, no? Che cosa succede? Romolo e Remolo, la fondazione di Roma, tutte quelle storie che abbiamo tutte studiato sulle leggende. Allora, a un certo punto, questo gruppo di uomini, tutti maschi, che vogliono fondare questa grande città che ci avrà un grandissimo futuro, che conquisterà il mondo, sono però tutti maschi e loro vanno nei paesi vicini e chiedono in sposa le donne dei paesi vicini, ma i paesi vicini non gliele vogliono dare in sposa. Questo racconta la storia, la leggenda, viene raccontato da Plinio, dai grandi storici romani. E non glieli vogliono dare perché loro in realtà sono un po' dei mezzi delinquentelli, questi che hanno fondato Roma, cioè non sono delle persone. E allora loro che cosa organizzano? Racconta la storia e tutti lo abbiamo studiato. Fanno una grandissima festa e invitano tutti i paesi vicini, e i paesi vicini arrivano con tutte le famiglie. Quando le famiglie sono là, circondano tutti e rapiscono tutte le donne. E questo è il famoso ratto delle Sabine, che sono le Sabine, sono il nostro sangue, cioè le nostre antenate. Io, che sono una donna che vive nel 2013, mi chiedo, ma ste Sabine ci avevano voglia di essere le nostre antenate o non avrebbero forse preferito continuare a fare la loro vita? Allora, questi sono dei miti, delle leggende, però il fatto che nella nostra cultura ci siano dentro tutte queste storie, che sono delle storie che dicono per l'appunto niente ci fu, no, non fa niente, tu sposati a questo Romolo, non fa niente, poi tanto tu tanto sarai la radice di una grandissima civiltà, no, e così via. Queste cose fanno capire che in Italia questo problema, che infatti in questo momento è così terribile col femminicidio, è in realtà è un problema che noi teniamo quasi profondamente dentro di noi. Il lavoro che io cerco di fare raccontando le storie, raccontando il contrario di niente ci fu, è
di guardare le storie a partire anche dalla mia identità di donna e dire: ma queste storie italiane, queste storie che ci raccontano, sono anche che rappresentano me stessa? Cioè rappresentano me, il mio corpo di donna, la mia vita di donna. È molto bello che anche un uomo abbia fatto questo lavoro, no? Che ci sia un autore che ci sia così avvicinato anche al mondo femminile e abbia guardato con garbo dentro il nostro mondo. Ma è un lavoro che noi donne dobbiamo fare in prima persona, continuando a raccontare le nostre piccole storie. Grazie a Beatrice Monroy. Qual è il lavoro che concretamente fa la CGIL di Bari? Adesso ce lo spiega Anna Lepore, che è segretario della Camera del Lavoro. Ricollegandomi a quello che ha detto Beatrice sul Niente ci fu, ci è venuta questa ispirazione proprio per diciamo il messaggio che contiene la frase, questo voler minimizzare. Infatti quando tu, Beatrice, dici ci sarà un modo anche barese, comunque di queste parti, e sicuramente quando si dice vabbè dai non è niente, fashion hood, vabbè uno schiaffo, vabbè può capitare, magari tu l'hai fatto innervosire, ma non è che sei stata tu, ma prenditi anche, assumiti le tue responsabilità, perché è sempre al 50% la colpa. Beh ragazzi, non è così, davvero usciamo da questi concetti così limitanti. Il forum, l'esperienza del forum che continua, che è attivo attraverso il sito della CGIL di Bari, ci testimonia proprio questo. Sono tantissime le mail che noi riceviamo di donne che ci raccontano questi apparentemente banali episodi, ma che nascondono una drammaticità inaudita, perché è sempre quello il meccanismo di cui parlava Niki, cioè quello di voler creare l'isolamento attorno. Ecco perché il forum, l'idea dell'anonimato e il voler in questo modo dare un aiuto concreto alle donne. Sì, noi ci stavamo interrogando da anni su cosa fare per le donne, perché insomma noi siamo un sindacato, e sindacato viene dal greco, vuol dire giustizia insieme, no? Allora ci sembrava naturale non soltanto difendere i lavoratori e le lavoratrici sul posto di lavoro, perché molto spesso ci è capitato, a me è capitato ieri sera, che il capo del personale di una grande azienda nazionale, una donna, mi abbia telefonato per dirmi: guarda, ho avuto una figlia e da quando è nata la bambina la vita in azienda è completamente cambiata, perché mi rinfacciano il fatto di non avere più tanta disponibilità di tempo, il fatto di non essere più tanto disposta a spostarmi, perché ovviamente la scala delle priorità nella vita di questa donna è cambiata. Tanto che sono arrivati al punto di dirle, per questo mi ha chiamato, fai una scelta, o fai la mamma o lavori. E quindi, dovendo noi affrontare dal punto di vista lavoristico, diciamo così, queste violenze che le donne che lavorano subiscono quotidianamente, perché vi assicuro che nel mondo del lavoro, adesso voi siete ancora fuori, vi auguro di entrarci presto e bene, però purtroppo devo avvisarvi, le donne hanno vita più difficile nei posti di lavoro, proprio per questi motivi. A me personalmente, durante un colloquio di un'azienda multinazionale, quindi neanche un'azienda locale, un'azienda grossa, importante, a carattere appunto multinazionale, è stato detto: lei va benissimo come profilo professionale, ma è una pistola carica puntata alla tempia dell'azienda, proprio testuale. Mi sentì anche un po' orgogliosa di sì. Una cosa notevole, perché ero una pistola carica, perché avevo 30 anni allora e non avevo figli, però ero sposata, e quindi mi fu spiegato, perché immediatamente non lo capii, a parte l'orgoglio, però mi sfuggiva il senso profondo di questa frase. Il senso profondo era che, essendo appunto io sposata e ancora però senza figli, di lì a, e avendo 30 anni, era presumibile che da lì a poco avessi un figlio, e quindi questo significava per l'azienda uno sconvolgimento tale che non mi assunsero, infatti, nonostante andassi benissimo. Quindi, insomma, io voglio che intanto voi siate consapevoli delle difficoltà che purtroppo le donne incontrano nella vita lavorativa e nella vita sociale in generale, perché appunto
continuano ad essere considerate un elemento diseguale, no? Noi siamo in una rassegna che si chiama, si intitola dov'è? Di vari squilibri e diseguaglianze. Purtroppo nella l'Italia, diciamo, mutuando il titolo di un film importante, l'Italia non è un paese per donne, no? E la donna è considerata, insieme ad altre categorie purtroppo di cittadini, di cui parleremo poi nei prossimi giorni, in questo festival, la donna è considerata ancora un elemento diseguale, non ha gli stessi diritti, non ha gli stessi diritti di cittadinanza, direi io, nella società italiana. Adesso sto facendo un discorso molto generale, però culturalmente io direi che siamo ancora abbastanza indietro rispetto al tema dell'uguaglianza delle donne, nonostante le tante conquiste fatte negli anni 70, il divorzio, il diritto di famiglia, l'abolizione del reato, cioè, o meglio, l'abolizione dell'articolo che diceva che appunto il reato veniva estinto, il reato di violenza veniva estinto nel momento in cui la donna accondiscendeva al matrimonio, o nel momento in cui molto recentemente, negli anni 90, la violenza, lo stupro, insomma, non è più un reato contro la morale, ma contro la persona, perché fino al 1996, avvocato mi sostenga, fino al 1996 lo stupro in Italia era un reato contro la morale, non contro la persona, cioè il corpo di una donna preso con la forza, violato e aggredito nell'intimo, non era considerato un reato contro quella persona, cioè la persona non aveva subito il danno, era la morale pubblica ad aver subito il danno. Quindi vi rendete conto di come, insomma, sia stata lunga e faticosa la strada per la conquista delle libertà individuali delle donne, no? E continua ad esserlo, perché vi raccontavo del mondo del lavoro, le difficoltà sono tante, quindi noi in questi anni, forse avrete sentito parlare anche di mobbing, no? Che spesso noi associamo allo stalking. Il mobbing è quel fenomeno, sempre una parola inglese vuol dire accerchiamento, quel fenomeno per il quale in un'azienda a un certo punto, può succedere anche a un uomo, succede spesso anche agli uomini, si crea una specie di rete, appunto, di isolamento intorno a un lavoratore o una lavoratrice che l'azienda decide di voler estromettere e che, non avendo gli strumenti giuridici per farlo, perché magari non può licenziarlo senza giusta causa e giustificato motivo, costruisce una rete di difficoltà nello svolgere il proprio lavoro, tale per cui alla fine la persona entra in crisi, entra in depressione, si sente responsabile. Scusate se parlo di me, però purtroppo, essendo una donna lavoratrice, ne ho passato, avendo ormai superato abbondantemente i 30 anni, perché poi sono stata assunta da un'altra azienda, ma nell'altra azienda, ugualmente multinazionale, importantissima, il figlio poi l'ho fatto, e mi è successo quello che mi era stato paventato dall'azienda precedente, cioè sono stata proprio chiamata appunto dal capo, dal direttore generale dell'azienda, che mi ha cominciato a fare mobbing, e io lì ho capito che cosa voleva dire sulla mia pelle, perché mi è stato detto: tu adesso alle 5 meno un quarto, cioè orario di cartellino, timbri, te ne vai. Ho detto: per forza devo andare a prendere mio figlio al nido, scusa, a 5 mesi, per tornare a lavorare io lascio mio figlio al nido, alle 5 meno un quarto me ne vado, perdonami, dalle 9 alle 5 meno un quarto sono qua e faccio quello che devo fare, quello che mi viene richiesto, ma dopo la vita è mia. Vabbè, ma tu prima rimanevi fino alle 7, certo, prima non avevo tutti questi impegni. Quindi l'ho subita giorno per giorno finché mi sono ribellata, perché a un certo punto io ho pensato che fosse veramente colpa mia, cioè che io venissi meno agli impegni che avevo preso con l'azienda. L'azienda mi aveva assunta, aveva investito su di me e quindi io dovevo ripagarla. Non è così. Il lavoratore ripaga l'azienda con il suo impegno quotidiano, nell'orario previsto, con il rapporto di fedeltà che stabilisce con l'azienda. Questo non vuol dire che l'azienda diventi padrona della vita di quel lavoratore, di quella lavoratrice. Quindi no, io l'ho vissuta personalmente, quello è il motivo per cui ho cominciato a fare la sindacalista, perché appunto bisogna ringraziare questa grande azienda, forse no, comunque è merito o demerito di questa grande azienda se io faccio la sindacalista, perché mi sono ribellata, sono andata dal sindacato e ho detto: guardate, mi succede questo non può succedere.
E allora è cominciata una lunga battaglia, va bene, e ne siamo venuti fuori. E a quel punto mi sono impegnata nel sindacato per aiutare altre donne che si trovassero in quella situazione, quindi a risolvere i loro problemi sul lavoro, che poi non sono soltanto quelli estremi, diciamo, per cui cercano di farti dimettere, perché poi se nello stalking, diciamo, l'esito finale è l'accerchiamento per cui tu interrompi la tua vita sociale, nel mondo del lavoro cercano di farti dimettere semplicemente. Quindi bisogna giorno per giorno rinforzarsi nella consapevolezza che il proprio lavoro è la propria dignità. Dal proprio lavoro dipende la propria autonomia e nessuno può metterla in discussione, nemmeno l'azienda che quel lavoro te lo dà, finché tu sei un lavoratore fedele all'azienda, non vieni meno ai tuoi doveri. Oltre l'azienda non può andare. Detto questo, ho cominciato ad impegnarmi nel sindacato sul mobbing, quindi nella difesa delle donne sui posti di lavoro, e però è inevitabile incrociare i problemi di stalking, perché poi molto spesso la donna vede nel sindacato, no, un posto dove andare a parlare dei propri problemi e vedere se si può trovare una soluzione, quindi capita che si sfoghi e salti fuori che però mio marito e però il mio fidanzato non vuole che io lavori. Comunque ci sono solo modi continui. Assolutamente sì, cioè, poi le caratteristiche sono le stesse, soltanto che si manifestano in ambienti diversi. Quindi, no, pian piano sono sempre più entrata, diciamo, nel mondo delle difficoltà delle donne, e quindi erano almeno 2 o 3 anni che stavamo pensando cosa fare per lo stalking, perché il mobbing, voglio dire, ci appartiene per lavoro, quindi ci sono gli avvocati, i lavoristi, si procede. Lo stalking è molto più delicato, perché poi entra nella vita privata delle persone, quindi bisogna sapere anche parlarci, bisogna essere in grado di far dire le cose giuste, di mettere la donna nella condizione di sentirsi libera di dire quello che succede senza essere giudicata. Quindi poi le cose della vita sono così. Ci siamo incrociati con Nicky Persico e è venuto fuori che esisteva già questo forum su Facebook che lui aveva creato. Abbiamo pensato di unire le forze e di creare questo forum, che voi trovate invece all'interno del sito della CGIL di Bari, che è nato proprio con questa intenzione, quella di creare una, io l'ho definita sempre una stanza chiusa. Chiusa nel senso le cui pareti, diciamo, quando si entra non c'è nessuno che ti vede dall'esterno, no? Ma è una stanza aperta nel senso che chiunque ci può entrare. Attenzione, non vuol dire che l'accesso è libero e quindi ci può entrare anche lo stalker. C'è un sistema di protezioni che il nostro webmaster, quello che ha creato il forum, ha creato, per il quale bisogna dare le proprie generalità che vengono depositate. Io vi spiego come funziona, perché mi auguro che voi vogliate entrarci e contribuire, perché non necessariamente devono partecipare donne che subiscono violenza. È importante, anzi forse ancora più importante, la voce delle donne libere, delle donne che non hanno di questi problemi e che, avendo quindi la mente libera dai condizionamenti, possono magari dare dei consigli, perché lo scopo di quella stanza è proprio questo: incontrarsi e chi ha un problema esporlo, sentendosi libera di farlo senza essere giudicata, appunto, perché spesso è vero, la mamma, la sorella, la cugina, l'amica, però può succedere anche che la vergogna ti freni. Allora hai vergogna di andare da tua sorella maggiore e dire: sai, ieri il mio ragazzo mi ha dato uno schiaffo, non sai come dirlo, appunto ti senti in colpa, non sai se sarai giudicata. Allora te lo tieni e però ti maceri dentro. Una stanza nella quale gli altri non ti conoscono ti rende libera di dire le cose come stanno, senza condizionamenti. E però in quella stanza sono presenti anche altre donne e altri uomini. Ci sono avvocati, per esempio Nicky Persico, ci sono rappresentanti delle forze dell'ordine, c'è un ispettore di polizia che collabora con noi, perché molto spesso è necessario anche il consiglio legale o capire se è il caso di andare in questura. Il tutto in maniera però molto, molto leggera, così come è leggero il romanzo di Nicky. Entriamo, parliamo, raccontiamoci, diciamo quello che stiamo subendo, altre donne ci diranno: ah, guarda, è capitato anche a me.
però se ti comporti così, o prova a parlare con un avvocato, prova a parlare con uno psicologo, vedi che forse la soluzione si può trovare. Vi stavo dicendo, l'accesso è controllato, diciamo, perché ovviamente il rischio che si corre è che possa entrarci anche il molestatore, no? Quindi noi abbiamo dicevo, un sistema di filtri per cui vengono raccolte le generalità di tutti quelli che accedono, vengono tenute segrete, c'è un archivio segreto, adesso non vi so dire tecnicamente come si dice, e però si può entrare nel forum con un nickname, per cui una si chiama Minnie, però noi sappiamo che Minnie non è Giovanni Rossi lo stalker, no? Sappiamo che Minnie è Anna Lepore, che però ha voluto entrare con un soprannome. Tutti gli altri non lo sanno. Niente ci fu perché appunto in queste riunioni fiume che facevamo su questo forum, su come articolarlo, su come strutturarlo, poi c'era il problema di dargli un nome, un titolo. E quindi giocando, no? Fra di noi, e quindi facendo riferimento a quello che avevamo letto, a quello che avevamo sentito, alle storie che conoscevamo sempre sul tema, ci è venuto fuori, cioè abbiamo parlato del romanzo, no? Di Niente ci fu, ed è venuto fuori quasi automatico immaginare il titolo come un'unica parola, no? Come uno slogan, come anche soltanto come un suono, no? Che però Beatrice vi ha spiegato bene che cosa significa. Noi vogliamo che significhi esattamente il contrario. Noi vogliamo che niente venga sottovalutato, che ci sia quello che è successo, che non venga negato, e che quella rete che lo stalker, il molestatore, il persecutore cerca di costruire intorno alla vittima per isolarla e quindi renderla sempre più debole, sempre più manipolabile, venga soppiantata da un'altra rete, che è la rete di protezione che noi vogliamo costruire, noi che siamo qui, voi soprattutto, e mi ricollego alle parole di Nicky, l'importante è essere molto vigili, secondo me, molto attenti alle cose che ci succedono individualmente e alle cose che succedono alle persone intorno a noi. Se ci accorgiamo che una nostra amica, una nostra conoscente, una nostra compagna di scuola è un po' triste, si adombra, e insomma, no? Ai miei tempi si diceva è in crisi. Domandiamoci il perché, può essere perché sta andando male a scuola, perché ha problemi col professore, non lo so, può essere tutto. Però non giriamo la testa dall'altra parte, ecco, insomma, interessiamoci un po' di più di quello che ci succede intorno. Perché lo diceva Niki prima, un problema sottovalutato, un problema rispetto al quale noi voltiamo la testa, è un problema che potrebbe poi un giorno colpire noi e rispetto al quale quindi saremmo disarmati, ma poi diventa, non è più nemmeno un problema, diventa un dato, no, culturale, endemico di una società. Cioè, se non affrontiamo il problema dello stalking come un problema serio, per cui appunto non può esistere in un paese, soprattutto nel 2013, una situazione per cui una donna sia soggetta ad un uomo nelle scelte che fa, da come si veste, al lavoro che decide di fare, al fatto di avere o non avere figli e tutto il resto, e se nessuno di noi pensa che questo sia un problema serio, quel modo di vedere il mondo diventa il modo di vedere il mondo e quindi non sarà più un problema per nessuno. Noi dobbiamo tenere alta la guardia, perché invece ogni piccolo segnale di arretramento culturale o almeno di mancato avanzamento culturale ci allarmi e ci faccia tornare a riunirci tutti quanti come ci siamo riuniti oggi per parlarne e per cercare di superarlo. Grazie ad Anna Lepore. Io vorrei, penso che il tempo stia bene, allora in questo quarto d'ora vorrei dirvi che concretamente la CGIL di Bari, grazie a Nicky, in un'iniziativa dove c'era Beatrice Monroy e tanti altri ospiti, è stato fatto un altro passo, un passo davvero importante, ed è stato quello di consegnare alla vicepresidente del Senato, Valeria Fedeli, una proposta di legge contro lo stalking. A che punto siamo, Nicky? Allora, abbiamo visto Valeria Fedeli qualche sera fa a Mola di Bari, dove immodestamente dico, questo libro ha vinto un premio dei lettori
una cosa che abbiamo onorato, io, Paolo Giordano, Peppino Englaro, insomma qualcun altro, non mi ricordo tutti i nomi, però con un grande riconoscimento, e ci stanno ancora lavorando. C'è stato un DL in questo periodo che è ampiamente criticato per certi versi, però è comunque da altre parti visto come un passo avanti, insomma si sta cercando di portare avanti qualcosa. La nostra idea, nata da me, da Lara Cardella, una scrittrice che ha scritto un libro che si chiama Volevo i pantaloni, forse qualcuno di voi l'avrà sentito nominare, molto combattivo. Abbiamo deciso un giorno durante un festival a Bergamo di cercare di fare qualcosa, di proporre qualcosa di concreto per fermare questa mattanza, perché la conta delle donne uccise ormai la facciamo tutti gli anni. Abbiamo detto ma cerchiamo di spingere verso qualcosa. Come sempre loro hanno raccolto il nostro appello. Qui pubblicamente voglio ringraziare queste due donne, oltre naturalmente a Beatrice Monroy, ma loro in particolare, perché per il loro essere combattive, problemi che potevano, di cui potevano tranquillamente non interessarsi. Invece hanno raccolto il testimone di Lighthouse Stalking, perché noi eravamo, sono volontario come gli altri, non c'era mai tempo per gestirlo, e loro hanno raccolto questo testimone e lo hanno rilanciato, anche quello della legge. È stata contattata Rossella Brescia, si è venuta a fare da testimonia, non ha voluto assolutamente niente, anzi si è quasi offesa quando mi è stato detto guarda per il tuo compenso non sappiamo come gestirla, ma io non vorrei mai un compenso per questa cosa, vengo gratis. Insomma, fare sempre qualcosa a volte ti può portare anche a sbagliare, ma se sei in buona fede comunque serve. Voglio dare giusto tre messaggi, approfittando sempre di questa potenza di fuoco che parlare con i giovani, anche perché io diciamo sono della vostra età più o meno, quindi grosso modo siamo tutti diciottenni dentro, almeno ci si sente, però lo siamo stati tutti. Io sono un tipo come loro a cui piace la vita, mi piace la birra, mi piacciono gli amici, mi piace la musica, mi piacciono i film, mi piace un sacco di cose, non sono uno gretto, chiuso, introverso. Tutto questo è emerso nel libro. Questo libro ha ricevuto tanti riconoscimenti di ogni tipo, ma quelli che mi hanno fatto più piacere, li trovate sparpagliati in rete anche, sono quelli che mi hanno detto mai fatto ammazzare dalle risate, perché io ho raccontato il problema in maniera ironica, sono riuscito a usare quest'arma che secondo me è utile perché serve per entrare più facilmente nelle logiche di quella fascia che io volevo colpire rispetto al problema, e ovvero le persone non interessate allo stalking, che magari chiaramente possono essere refrattari e se hanno la sensazione che si tratti di un tema pesante. Sembra che io ci sia riuscito, e quindi voglio sottolineare il fatto che questo libro è molto allegro, è molto riflessivo e si fa leggere perché ti fa ridere. Ti fa ridere a volte di noi stessi, di come siamo, perché bisogna farlo. Un'altra cosa che volevo dirvi, l'ultima, è questa. Quanti di voi hanno uno smartphone in tasca in questo momento? Alzate la mano. Uno smartphone che tengono sicuramente, custodiscono in maniera religiosa, perché ci avrete i vostri WhatsApp, messaggi, internet, Facebook, Twitter, chi più ne ha più ne mette. Ora voi, questo bene in questo momento preziosissimo per la vostra esistenza, lo lascereste mai fuori? Mentre noi stavamo qui, l'avreste mai poggiato lì per strada davanti al tabaccaio, così per poi uscire convinti di ritrovarlo? Non l'avreste mai fatto, ne avreste trovati minimo due, tre, come si dice. Qua c'è pieno di prestigiatori perché fanno sparire di tutto, no? Ora, questo non lo fate perché quando non state guardando il vostro smartphone, qualcuno 9 su 10, diciamo un termine consonante di questi ragazzi, se lo porta via. Allora, mi è venuta in mente questa cosa perché minuti fa quando ne parlava, per il vostro futuro è uguale. Voi siete il vostro futuro, dovete tenere gli occhi addosso alle cose che vi succedono, non siate troppo indifferenti, è giusto divertirsi, ne sono io l'esempio, però è giusto anche fare qualcosa per gli altri, perché gli altri alla fine siamo noi. Non lasciate incustodito il vostro smartphone e non lasciate incustodito il vostro futuro, se no qualcuno se lo fotterà. Grazie mille. Provo un'ispirazione per parlare di quello che sta parlando. Se abbiamo ancora qualche minuto, vogliamo dare, Beatrice, Anna, Nicky, vogliamo dare veramente dei messaggi di speranza e soprattutto comportamentali, voglio dire delle pillole di come comportarsi concretamente nelle prime avvisaglie di quello che succede.
tu hai detto ho raccontato tanto perché mi è stato raccontato tanto, e quindi emergeva qualche aspetto particolare di queste donne che appunto erano soggette a questi uomini e poi diventavano assoggettate a questi uomini, per cui possiamo dire qualcosa di modo che loro drizzino le antenne, possano essere davvero molto vigili, poter aiutare gli altri e aiutare loro stessi. Ma secondo me la cosa più importante, che è un poco quella che ha detto Anna, è non vergognarsi di se stesse, cioè quello, il meccanismo micidiale dello stalking, del mobbing e della violenza in tutte le sue forme, e soprattutto anche moltissimo della violenza psicologica, è che alla fine la vittima si sente colpevole, no? Anche la cosa che tu hai detto prima, cioè tanto volte me lo dicono che se quello mi ha dato uno schiaffo, può essere che quello schiaffo me l'ha dato perché chissà io che cosa gli ho fatto, che alla fine io comincio a credere al fatto che io l'ho messo a quel poveraccio in una situazione, nella condizione che poi quello alla fine gli è scappato. Vabbè, ma lui gli è scappato, ma tu che cosa gli hai fatto? No? Questa è una domanda che tutte quante noi donne ci siamo, almeno una volta nella vita ci siamo sentite fare. Cioè tu ti trovi in una situazione in cui finalmente, con una fatica bestiale, alla tua amica, alla tua sorella, alla tua mamma, a qualcuno, riesci a dire una cosa che è sprofondata dentro di te, che ti fa un male cane, che tu nemmeno riesci a vedere, e improvvisamente dall'altro lato, e spesso purtroppo un'altra donna, ti dice, invece di dirti vieni qua, aspetta, ragioniamone insieme, intanto vieni qua che io ti abbraccio. Le braccia che cosa servono? Ad abbracciare, se no che le abbiamo a fare queste braccia? Servono ad abbracciare, giusto? E invece di questo abbraccio, che cosa succede? Che l'altra persona ti guarda e ti dice, ma tu che cosa gli hai fatto? Tu come sei andata in giro vestita? Tu che cosa gli hai detto per farlo innervosire così tanto? Allora, questa cosa qui è veramente una cosa terribile che tutte noi donne dobbiamo capire, che non funziona così. Che se quello ti ha mollato uno schiaffo, metti anche che tu hai fatto una cosa esagerata, lo schiaffo non te lo doveva dare. Perché comunque esiste sempre tra le persone una terza via, è come con questa storia della guerra. Comunque si può non fare la guerra, comunque si può non alzare una mano, comunque si può avere rispetto di chi è davanti. Obama vuole fare la guerra? Ma la vuole fare la guerra? Lo sappiamo noi perché la vuole fare la guerra, poi suoi business, è giusto? Ma la guerra si può non fare, così si può fare, si può non fare la guerra nei confronti di un'altra persona, c'è sempre una terza via, sempre, comunque. Bisogna fermarsi e saperlo. Quindi questa cosa che poi noi donne, in genere quello che succede è che ci sentiamo noi responsabili di tutto, no? Di tutti gli errori, di tutte le colpe, del fatto che gli uomini non si sanno comportare. Questa cosa qui è, non è vera, è le cose che raccontava prima Anna. Se lei ha una bambina, aveva una bambina di 5 mesi, lei doveva andare via alle 5:15. Punto. Il discorso era finito, è una questione di rispetto, di vedere anche la vita di Anna fuori da quel luogo e non sempre solamente in funzione degli altri, ma la vita prima di tutto è la nostra vita, quindi con i nostri desideri, con i desideri di voi ragazze, di voi ragazzi, i desideri che stanno dentro di noi e che io sono sicura che sono i migliori, perché se non si vivono poi si diventa pazze, si diventa che uno deve prendersi la pillola per calmarsi, che uno deve fare delle cose, delle 650 ore di palestra, eccetera, perché non si è fatto quello che invece sta dentro di noi, che sono in genere delle cose, quelle che ci dice dentro il cuore, sono le cose quelle vere. Grazie Beatrice per questo messaggio. Anna, il messaggio del sindacato, ma io vorrei che in questo momento a parlare fosse la mamma di due ragazzi adolescenti che quindi vive quotidianamente. No, io quello che forse mi interessa più parlare ai maschi che alle ragazze, insomma, perché insomma, condivido totalmente quello che diceva Beatrice. Fate quello che vi viene da dentro, non abbiate paura di essere quello che siete.
facendo anche degli errori, cioè gli errori si fanno, non è che siamo perfetti e allora siamo semidei e facciamo tutto per bene. Facciamo degli errori, abbiamo delle debolezze, abbiamo delle fragilità, affrontiamole insieme, perché rimanere nell'isolamento non serve veramente a niente e a nessuno, non serve neanche alla società, questo voglio dire. Cioè ognuno di noi preso come un individuo singolo non dà niente agli altri, quindi non contribuisce insomma a migliorare il mondo, no? Diamoci questa missione, ecco, decidiamo di migliorare noi stessi e in questo modo di migliorare il mondo. E diciamo, dicevo, voglio parlare, ma io ho un figlio di 17 anni, di 16, ho aumentato l'età, no, perché è molto alto, no? Me lo immagino più grande. Allora, bisogna che vi consideriate tutti uguali nelle diversità. Attenzione, io ci tengo a sottolineare questa cosa. Abbiamo tutti una stessa base di partenza, che è la base degli stessi diritti, delle stesse opportunità, della stessa possibilità di raggiungere i nostri obiettivi. E facciamo in modo che questo obiettivo che ognuno di noi si prefigge sia un obiettivo condivisibile anche dagli altri. Non guardiamo gli altri come diversi, perché dicevo, nei giorni prossimi ne parleremo, perché hanno una pelle di colore diverso, perché sono portatori di abilità diverse o perché appartengono ad un genere diverso. Consideriamo le diversità come una ricchezza, come una fonte di insegnamento. Facciamo che le femminucce imparano ad essere un po' più maschietti e quindi ad avere un po' più di coraggio, e appunto un po' meno vergogna, perché i ragazzi insomma tendenzialmente, no, si sentono più forti, quindi vanno un po' allo sbaraglio, no? Tanto ce la farò, vincerò. Le ragazze tendono a essere un po' più ritrose in questo senso, un po' più timide. Non abbiate paura, siate quello che sentite di essere, fate quello che pensate che possa essere la vostra storia. E ai maschietti dico, cercate di essere un po' più femminili, di essere un po' più accoglienti, ma lo sarete tutti sicuramente qua dentro, non lo metto in dubbio. Noi diciamo, in termini di sindacalismo, un po' più inclusivi. Cerchiamo di includere di più le altre persone nella nostra vita, di capirne le ragioni, di capire perché una ragazza mi si rivolge in un certo modo, mi dice certe cose. È una ragazza e quindi ha il suo modo di vedere il mondo. Cerchiamo di capirlo, cerchiamo di capirci e cerchiamo insieme davvero di rendere tutto più semplice. Non chiudiamoci ognuno nella certezza di avere ragione sempre. Guardiamo le ragioni degli altri. Grazie Anna. Io mi ricordo che a proposito di disuguaglianze, oggi abbiamo parlato appunto della disuguaglianza connessa al tema dello stalking. Domani continueremo a parlare di disuguaglianza e lo farà ancora la CGIL di Bari, ma parleremo di persone diverse in quanto portatori di handicap, persone con disabilità fisiche, parleremo di come è stato possibile tirar fuori il loro disagio e sublimarlo attraverso un cortometraggio tratto da un romanzo scritto sempre da Nicky. Quindi vi aspettiamo domani e do la parola a Nicky per una per le conclusioni. Una battuta velocissima, il libro è, vi ho detto già disponibile fra qualche giorno, probabilmente già da domani sera, se no più tardi lunedì. Domani c'è questo cortometraggio, Teresa Dondolà, scritto, come diceva lei, tratto da un breve racconto e interpretato da persone gambissime che sono prestate gratis, con la collaborazione ancora una volta della CGIL, ancora una volta io li ringrazio di questo. E poi anch'io un messaggio velocissimo ai maschietti. Quando io mi occupavo all'inizio di stalking, in tempi in cui non se ne parlava, tutti mi dicevano, ma tu perché che sei un uomo? Perché io questa cosa dicevo, scusa, perché? Allora io ho sempre risposto dicendo, io che sono un uomo difendo la categoria, perché un uomo non picchia una ragazza, non la fa soffrire, non ne abusa psicologicamente o altro. Fate lo stesso anche voi. Grazie.